Allora, buongiorno a tutti, eccoci con un nuovo appuntamento di Digitalks. Oggi super ospitone, abbiamo il nostro Emanuele Ferrabò, il nostro client developer, come appunto ci piace chiamarlo, e abbiamo Giovanni Cappellotto, forse non servono le presentazioni per Giovanni, super esperto di e-commerce, affianca attività sia nel B2C che nel B2B, comporre e nel tracciare la strada verso un e-commerce che funzioni, che abbia insomma risultati, che abbia una reale insomma strategia di business. Ciao Emanuele, ciao Giovanni. Ciao, 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 ciao a ciao tutti. Alessia. Sì, Ciao. Allora, oggi abbiamo un appuntamento molto molto interessante. Parliamo proprio un po' di tutti i miti che girano attorno all'e-commerce, sia che sia un business nuovo da intraprendere nuovo, sia invece che il business sia già comunque avviato e abbia bisogno, insomma, di così, un aiuto per tracciare proprio la strada. Voi siete le persone proprio più adatte per aiutarci a capire un pochino questi aspetti. Affronteremo insomma diversi temi e lascio a voi la parola perché appunto il tema è molto interessante. Ricordo insomma chi ci segue che può lasciarci commenti senza nessun problema, che poi cercheremo insomma di rispondere un po' a tutte le domande. E lascio a voi la parola. Emanuele, vuoi fare gli onori di casa? Dai, faccio io gli onori di casa, grazie Alessia, ciao Giovanni Ciao, e ciao a grazie tutti. ancora per il tempo, per lo speech di oggi e soprattutto per la tua presenza all'evento del 28 settembre. Agganciandomi proprio a quello, in questi giorni sto un po' analizzando i dati forniti dai vari osservatori, Netcom, Casaleggio Associati. Perché sto preparando le slide, diciamo, per l'introduzione, per lo speech introduttivo all'evento. E volevo confrontarmi con te proprio su due di questi, un paio di aspetti, diciamo, senza fare troppo spoiler delle slide, però adesso vedo un attimo di condividerle. Ho trovato molto interessanti due aspetti. Allora, uno è legato alla propensione degli investimenti delle aziende in ottica B2B nei prossimi anni, quindi parliamo 2023 e 2024 essenzialmente. E al di là di, diciamo, un 54% di aziende che dichiarano di voler investire in servizi di formazione e consulenza, ho evidenziato alcuni aspetti di questa, diciamo, propensione agli investimenti che secondo me sono molto interessanti, sui quali poi vorrei un tuo parere, che sono di fatto lo sviluppo per i canali digital e marketing, lo sviluppo di schede prodotto e strumenti per la digitalizzazione dei dati. Quindi attenzione e cura nella gestione e nella produzione di contenuti. Chiaramente sviluppo del proprio e-commerce, quindi una buona percentuale delle aziende già ha capito e c'è già una digital transformation in atto, ma vuole investire da questo punto di vista, ma soprattutto anche aumento del team interno, quindi ci si rende conto che ci sono probabilmente delle mancanze da questo punto di vista all'interno delle aziende. Quindi partirei, se sei d'accordo, Giovanni, su alcuni, vorrei avere un tuo, Sì, diciamo, parere su allora, alcuni. beh, è abbastanza. No, allora, è sicuramente molto interessante ed è un portato dei tempi il fatto che le aziende e le aziende B2B abbiano un forte interesse sullo sviluppo dei contenuti per i canali digitali e per i canali di marketing, perché fino a 3 anni fa o anche 2 anni fa questo non era l'obiettivo principale. Cioè, le aziende avevano una sorta di sito istituzionale, no? In cui presentavano i loro prodotti, era fatto con mission e vision e pochissimo altro. Per pochissimo altro era completamente inutile, come era completamente inutile il sito che fosse semplicemente la vetrina di quello che facciamo. Poco traffico, poco interesse e nessuna visibilità. Hanno scoperto facendo anche delle prove, no? Nel senso che lo hanno scoperto perché gli hanno detto probabilmente gli hanno detto i loro clienti o quelli che comprano o la loro struttura interna, che le persone fanno ricerca online.
e fanno ricerca online prima di decidere di andare a comprare B2C in un negozio piuttosto che un e-commerce, o B2B prima di contattare le aziende. E poi hanno anche capito, o hanno scoperto, o qualcuno gliel'ha detto, che il mercato B2B vale almeno 4 volte il mercato B2C. E quindi necessariamente fanno di necessità virtù, alcuni sono passati da affiancare un primo e-commerce al sito istituzionale, poi in realtà hanno perfettamente capito che l'e-commerce è il loro sito istituzionale. E quindi perfetto. È uno strumento di comunicazione assolutamente fondamentale. Sì, vedo anch'io nelle aziende con le quali entriamo in contatto che effettivamente i driver che poi spingono a questa digitalizzazione sono, appunto, come dicevi te, i clienti stessi che cominciano a muovere delle richieste, delle esigenze, in parte a volte anche la rete vendita che si trova, diciamo, con strumenti ormai arcaici, e quindi, diciamo, la digital transformation in effetti è in atto su tantissime aziende. E questa è però, diciamo, la propensione degli investimenti, se dovessi definirla io, cioè vedere questa slide qua è un po' la faccia visibile, bella illuminata della Luna. Poi però, diciamo, gli altri dati sui quali mi piacerebbe avere una tua opinione sono, diciamo, il dark side of the moon, quindi le difficoltà che però ci sono nel mettere in atto questa digitalizzazione, perché anche qua ci sono dei dati molto molto interessanti, e ce n'è uno in particolare che è legato agli investimenti e ai costi troppo alti, perché effettivamente per vendere bisogna investire, e questo ti lascio poi, diciamo, una considerazione a riguardo. E c'è la mancanza di competenze interne, anche questo è un dato che si riallaccia alla schermata di prima, quindi al fatto che comunque le aziende capiscono che ci vogliono competenze, quindi bisogna investire su formazione o portare in azienda, diciamo, persone che si occupino di tutto quello che è il progetto e-commerce in genere, B2B o B2C che sia. E mentre alcuni freni vedo che cominciano un po' a venire meno, tipo ho il timore di creare dei conflitti con altri canali, quindi vado a pestare i piedi ai miei fornitori, ai miei distributori o gli agenti, e la complessità del progetto nel suo insieme, perché oggettivamente oggi le tecnologie permettono di superare parecchie barriere. Tu come la vedi? Dark side. Sì, parto dall'ultimo, che è il timore del conflitto con gli altri canali, che è il timore più stupido che ci sia, no? Nel senso che non esiste un cliente di un canale o un cliente di un altro canale. Come dire che un cliente che va a fare gli acquisti è un cliente da e-commerce, un altro da centro commerciale e un altro da negozio del centro. In realtà il cliente compra dove trova la merce. E lo stesso sono i clienti B2B, quindi il conflitto con gli altri canali è un conflitto che è tutto nella testa delle persone, ma non, o delle aziende, ma non nella realtà. No, mentre invece quello che è il problema importante è, tu mi dici, investimenti e costi troppo alti. Sì, relativamente al fatto che si tratta di un problema di execution, cioè sono tutti problemi di execution, che nella loro organizzarsi nella vita aziendale sono affrontati tutti i giorni. Non si vede perché questi problemi di execution debbano essere dei problemi fortemente semplificati solo perché sono online, no? Perché poi gli strumenti che gestiscono il passaggio di dati, la disponibilità o non disponibilità delle merci, la produzione delle merci da gestire, sono sempre gli stessi. Cioè, le merci esistono, sono fisiche, qualcuno le deve produrre, qualcuno le deve spostare, qualcuno le deve consegnare. E quello che a te sembra facile, perché ce l'hai dentro nella tua azienda da tanto tempo, nel momento in cui lo digitalizzi non è che diventa più facile, ha un livello diverso di complessità e lo devi risolvere. Certo. No? Certo. Cioè, se vendi vendi rubinetti e i rubinetti vengono venduti a coppie di due, devi avere l'organizzazione di logistica che spedisce a coppie di due. Non puoi aprire le scatole uno par, no? E quindi questi problemi di execution sono gli stessi problemi della vita normale delle aziende, solo che sono portati in un campo diverso, che è il campo dell'online. Ecco, quello che invece le aziende dovrebbero in qualche modo comprendere è che la loro digitalizzare la loro
impresa è, faccio un esempio pessimo se vuoi, è come introdurre un virus dentro la propria azienda, perché gli sconvolge tutti i sistemi. Nel momento in cui gli sconvolge, però, dà anche una strada del miglioramento, quindi migliora anche tutti gli aspetti che sono connessi all'attività tradizionale. È certo. Un passo importante da fare. Certo, ma infatti, ma tu credi a quel 34% che dice che non ha nessuna difficoltà di digitalizzazione? A me quello è il dato che un po' lascia... No, non ci credo, perché se poi ci vai a parlare, li affronti, gli fai quattro domande e capisci che in realtà non lo hanno pensato. Non lo hanno pensato prima, capito? E circa le mancanze di competenze interne, che diciamo in questa... Allora, le mancanze, diciamo, in questo paniere... Ho visto che comunque parliamo di alcune centinaia di aziende intervistate, quindi però sì. È un campione, diciamo... comunque interessante, comunque fa statistica, e è solo un 10% che dichiara... No, diciamo, è di più, secondo me è di più. È di più perché è una questione proprio di, come dire, portato culturale, quindi capacità di vedere un problema e vedere la soluzione, vedere la soluzione attraverso il digitale. All'interno delle aziende ci sono delle forti resistenze da parte di... quella più grande che si trova è quello da parte di chi gestisce l'amministrazione e la contabilità, no? È abituato a fare le cose in un determinato modo, magari dovrebbe pensare di farle in un altro. Quindi secondo me le competenze interne vanno sviluppate, e un'azienda deve pensare di investire nel far crescere la capacità e la cultura dei propri dipendenti per poter gestire questa trasformazione. Quindi secondo me è più del 10%. Se lo prendo dal punto di vista della fiducia nella crescita della trasformazione digitale, allora è un buon dato, perché no, vuol dire che stai lavorando per far aumentare le tue competenze interne. Però è fondamentale che le aziende, come rendono interni tanti processi di produzione, di vendita, eccetera, riescano a rendere interni anche tanti processi di trasformazione digitale e di vendita digitale. Assolutamente. Io ho spulciato velocemente le tue slide, poi ti lascio, diciamo... raccontarci un po' più nel dettaglio qual è la struttura e quali sono effettivamente tutte le relazioni tra le parti e la complessità di un progetto e-commerce che insomma conosci molto bene, conosciamo, ma in effetti vedendo qual è la complessità delle relazioni tra le parti, ripeto, per me quella mancanza di competenze non può essere solo un 10%, mi sembra un dato oggettivamente per come le viviamo noi e per come incontriamo noi le aziende, non è un dato realistico. È un dato che è interessante, che poi se tu lo confronti con la realtà e con quello che può l'azienda crescere nelle proprie competenze, apre delle prospettive interessanti di formazione, di sviluppo, di assunzioni, di... relazioni fra i vari reparti delle aziende, no? Per questo ti dico che quando tu innesti dei meccanismi digitali o del B2B digitale all'interno di un'azienda, innesti un virus che percorre tutta l'azienda e la trasforma tutta quanta. Assolutamente. Un dato che mi fa piacere, poi diciamo non mi dilungherei oltre su questo paniere di difficoltà, è il fatto che comunque è solo il 7% la mancanza di fornitori di qualità. Credo che in Italia ci siano tantissimi professionisti, ci sono tantissimi ottimi consulenti, software house, quindi insomma la mancanza di fornitori di qualità è una criticità che sta, per quanto a volte incontri, diciamo, aziende che ti chiedono un supporto e ti chiedono di a noi capita spesso magari di subentrare su certi progetti, però diciamo la qualità c'è, insomma i professionisti non mancano. Assolutamente sì. Non per metterci dentro in questa fornitori di qualità, ma comunque per dare una speranza alle aziende che i fornitori di qualità ci sono, insomma, no? Sì, no, infatti, assolutamente. No. Infatti non ho fatto nomi, cioè dico, ci sono tantissimi ottimi professionisti. Esattamente. Esatto.
Giovanni, a me piacerebbe che tu sviscerassi, Ah perdonatemi, sì, allora. questa slide, perché quando me le hai anticipate, sinceramente mi ha colpito molto. Sì, allora, io mi occupo di consulenza per imprese che fanno cose, che mi chiedono magari o dalla costruzione di un progetto, no? Per cui costruisci un progetto e poi individui tutti i possibili fornitori che fanno parte di questo progetto oppure dei miglioramenti sulle attività. Ora, se io devo mettere assieme tutti i pezzi che stanno all'interno di un e-commerce e tutte le relazioni tra le parti, ho tantissime cose da considerare: la gestione degli ordini, lo storefront, che è la realtà, la parte visibile dell'e-commerce. Guardate che lo storefront è la parte visibile dell'e-commerce, tutto il resto è quello che tu È la non punta vedi. dell'iceberg. È la punta dell'iceberg, no? E dove è ormai passato il tempo in cui le richieste erano, mi raccomando, una bella grafica emozionale, no? Quello è già preistoria, no? Però la parte che vedi è un pezzo, tutto il resto sono tutte relazioni tra loro, no? I vari flussi segnano tutte le parti che vengono coinvolti, per cui la gestione degli ordini passa attraverso tutto quello che ci può essere la domanda del credito, perché in realtà su B2B ci sono clienti che avranno un fido rispetto al valore della loro commessa, le gift card piuttosto che la gestione delle spedizioni, il CMS, la gestione degli inventari, la verifica degli indirizzi, i dati finanziari. Devo sapere se questo è un cliente che posso concedergli un fido, un credito, una cosa, eccetera. Mi sta pagando, non mi sta pagando? Dove sono tutti i miei dati? I sistemi di loyalty? Cioè, la gestione dei contenuti, la gestione dei pagamenti, la rilevazione delle frodi. Cioè, questo vale per un B2B, ma vale anche per un B2C quando lo espando molto. È evidente che ci sono delle realtà che possono lavorare con loro con minori cose, però attendere, tutti questi aspetti vengono tutti messi dentro. C'è un'altra slide, Alessia, che riguarda fondamentalmente questa attività. Ma la successiva, questa è una Sentiti mappa. pure libero di muoverle, Giovanni. Sei anche Ah, autonomo, se hai ok, piacere. quindi perfetto, perfetto. Questa che è questa, no? Allora, in realtà le aree di intervento di un e-commerce sono fondamentalmente quattro, no? Quindi sono l'ingresso e l'evasione degli ordini e delle spedizioni, la gestione degli inventari, la contabilità e la rendicontazione e l'integrazione multicanale. L'integrazione multicanale è la presenza su marketplace B2B, su marketplace B2C, ma potrebbe essere Amazon B2B, potrebbe essere Alibaba se vendo su Alibaba, ma calcolate che in Europa ci sono circa una sessantina di marketplace dove si può vendere. Quindi integrazione di tanti tipi sono quattro aree fondamentali in cui si muove un e-commerce, grande o piccolo, si muove all'interno di quest'area. Questa fondamentalmente è invece una mappa mentale che, sulla base del colore delle aree che sono identificate, mette in relazione tutti i pezzi tra di loro, no? E come la parte degli ordini interagisce con la contabilità, come la parte della logistica interagisce con le vendite, come le integrazioni multicanali interagiscono con le attività di vendita e quali tipi poi di software devo pensare di utilizzare all'interno della mia piattaforma di e-commerce, no? Per cui queste tre slide che abbiamo visto, che sono la mappa mentale delle relazioni, la struttura dell'e-commerce che la mette in maniera molto più rigida queste relazioni, questa è esplosa invece in una forma diversa, ma si tratta sempre dello stesso tipo di argomentazione. Quattro aree che interagiscono tra di loro che devo fare lavorare al meglio per
per ottenere dei risultati. E qual è la cosa che tiene in piedi tutti questi aspetti? È una sola, è la coerenza. La coerenza delle informazioni e la coerenza di quello che racconto in ogni punto di contatto che ho con i miei potenziali clienti. E questo è un problema, uno dei problemi più difficili da affrontare per un e-commerce. Quindi il mail marketing funziona se è coerente con quello che metto dentro all'interno del sito, sui progetti di navigazione, su come faccio vedere le merci. L'e-commerce è un grandissimo progetto di comunicazione. No? Non è molto diverso dalla struttura di un grande negozio, solo che lo scaffale è infinito, in cui io sposto e indico a delle persone dove muoversi all'interno del punto vendita. Quando è tutto coerente, ottengo dei buoni risultati. Quando invece ci sono dei punti di frizione e la comunicazione o la presentazione è incoerente, lì ci nascono dei problemi, perché il cliente che vede resta disorientato e la prima cosa che fa, da momento che tutto è un click di distanza, va a cercare un altro prodotto, un altro e-commerce che offra un prodotto identico oppure simile o analogo o quello che si vuole. Per cui sì, tutte queste relazioni funzionano tra di loro e devono essere tutte relazioni molto molto coerenti. Infine, perdonami Giovanni, mi viene in mente, no, io sono, insomma, mi piace stare o perdere tempo, vediamo la doppia faccia anche qui della luna sui social, e come ben sappiamo in questi ultimi anni stanno proliferando una marea, una quantità smisurata di video di guru che ci raccontano com'è possibile fare un sacco di soldi col dropshipping, con l'e-commerce passivo, quindi dove sembra tutto estremamente facile, dove basta comprare su Temu, su Shein qualche prodotto che ho trovato su Google Trend in crescita e costruisco così insomma la mia rendita per la vita. Io sono già un po' ironica in questa mia domanda, però magari, sai, ho una visione di parte. Tu, Giovanni, Emanuele, cosa ci dite a tal proposito? Ma provo a dirti la mia opinione, che una delle cose più facili è vendere le cose che non si comprano e illudere le persone. E dal momento che ogni giorno ci sono persone che possono essere illuse, queste persone spenderanno dei soldi per comprare un'illusione. Una volta compravano i numeri dell'Enalotto, del Super Enalotto, poi hanno comprato Divento Ricco con Alibaba. Cioè, siamo là. Siamo semplicemente là, no? Perché tu guardi solamente i risultati finali di un e-commerce di successo, ma tu sai quanto tempo ci hai impiegato? Infatti. Esatto. Cioè, quanto tempo ci hai impiegato? Perché alla fine tu vedi solo questo che vende tanto e dici, ma caspita che bravo, capito? Vende veramente tanto, ma tu conosci tutta la sua storia? Sai quanti anni ci ha impiegato, quanti soldi ci ha messo, quanto ha perso, quanto sta guadagnando, cosa sta facendo? No? Poi c'è sempre chi confonde fatturati con utili e cose di questo genere, però ripeto, chi lavora e lavora seriamente in questo settore non si illude che esista la mela, il melo con le mele d'oro appese a lungo il braccio e me le prendo. Perché se fosse così saremmo tutti ricchi e se fossimo tutti ricchi ci sarebbe una concorrenza talmente tale che non tutti sono ricchi allo stesso modo. Quindi cioè, c'è sempre una capacità di incomprensione della matematica. No? È veramente difficile. Ma non per denigrare il lavoro degli altri o per prendere in giro qualcuno, è perché chi mette il suo sforzo e il suo denaro in attività commerciali sta facendo un lavoro difficilissimo, molto pericoloso. Esattamente. Molto pericoloso. Si sta giocando la vita sua, dei familiari, degli investitori. No, non è uno scherzo, non è un gioco.
non è un gioco, capito? Deve produrre degli utili, eh? Cioè l'utile è la dimostrazione della salute di un'impresa. Certo. Non puoi essere una startup da 7 anni in perdita, non esiste. Certo. O no? Siccome siamo qua a discutere di miti e realtà e sfatare certi miti, io la vedo dal punto di vista, diciamo, della software house, di system integrator, quindi è vero, la domanda è quanto tempo richiede raggiungere il successo o comunque far sì che il mio e-commerce abbia successo. E dal punto di vista del system integrator, uno dei miti che solitamente noi sfatiamo è la questione piattaforma, perché a volte c'è ancora l'illusione che certe piattaforme, certe soluzioni siano più performanti, vendano meglio, passami il termine, non faccio il gesto con le virgolette, ma c'era la virgoletta, vendano meglio di altre. E questo è un altro dei grandi miti che vanno sfatati, perché decidere qual è la piattaforma, decidere qual è la struttura da erigere per il mio progetto è complesso. Di analisi, e non c'è, questo è uno dei grandi miti che vanno sfatati, non ci sono piattaforme che vendono più di altre. No, il percorso per il successo è lungo ed è tortuoso, e non tutti ci arrivano. Anche perché, Giovanni, come sta andando il tuo e-commerce? Come il nostro, immagino. Esatto. Cioè, esattamente, capisci? Cioè, avevo preparato questa che è semplicissima, no? Quando tu apri un negozio fisico, il giorno che lo apri hai anche per errore statistico qualcuno che viene dentro a comprare. Hai aperto in un posto in cui c'è traffico. Certo. No? E quindi arrivano delle persone che fanno degli acquisti. Tu semplicemente devi portare dentro, tirar dentro le persone che passano sulla strada e entrano nel tuo negozio. Poi la cosa si stabilizza. Parti con un e-commerce, sei invisibile, nessuno ti vede, il traffico devi tutto comperartelo. Dove ci sono la freccetta, dove rischi di andare fuori il mercato, potrebbero essere anche quasi 2 anni. Cioè, hai 2 anni di una fatica incredibile per creare consistenza, creare fiducia, creare coerenza con tutto quello che fai, e poi puoi avere una salita e il punto di pareggio arriva, e potresti anche superare le vendite tradizionali. È un processo lento, non c'è, e poi non c'è la piattaforma che ti fa vendere di più. Per il mio prodotto è più adatta una piattaforma rispetto ad un'altra. La piattaforma è qual è l'arredamento che fa vendere di più? È l'arredamento che è coerente con l'esposizione delle merce che hai deciso di avere all'interno del tuo punto vendita. Assolutamente. No? Quindi, a seconda del tuo punto vendita, deciderai qual è l'arredamento che andrai a comprare, le merci che ci metti dentro. Attenzione, però, una cosa fondamentale, che è l'errore che hanno fatto e che continuano a fare tanti negozianti, che spendono tutti i soldi che hanno nell'arredamento, poi non hanno i soldi per comprare le merci, non hanno nemmeno i soldi per promuovere i prodotti. Stessa cosa è all'interno di un e-commerce, quindi rischi di... devi avere una dotazione finanziaria che ti permetta di costruire il miglior arredamento per il tuo e-commerce, costruire i migliori flussi di informazioni tra le merci che entrano e che escano, permetterti di vivere nel tempo in cui l'attività si sviluppa, e di investire per migliorarla continuamente. Quindi devi avere una buona dotazione finanziaria. D'altra parte, se tu facessi dei discorsi di ingegneria inversa e dovessi stabilire cosa mi costa un lead mi costa, facciamo un esempio stupidissimo, 5 euro. Quanti lead devo avere per avere un cliente? 10, vuol dire che un cliente mi costa 50 euro. Quant'è lo scontrino medio del mio e-commerce? 30 euro. Quindi ogni volta che io prendo una vendita ci rimetto 20 euro. Per quanto tempo sono disposto a spendere questi soldi per crescere e diventare sostenibile la mia attività? Perché se tutti comprano una volta, muoio subito. L'80% però compra una volta, devo lavorare su quelli che comprano più volte. Insomma, capite che non è che ogni volta che sento quelli che ti dicono contattami in privato per farti vedere
le dashboard di quanto guadagno. Quanto guadagni e quanto incassi sono due cose completamente diverse. Sono proprio due cose completamente diverse, non so nulla dei costi, non so niente di niente, di niente eccetera. Dai, cioè, però vabbè, se tu vuoi provare, vai, entri nella giostra anche tu e fai girare un po' di soldi, mettiamola così. Assolutamente. E senza far spoiler di quello che ci racconterai all'evento, sì, del 28, che so, ci parlerai di marketplace e opportunità, sì, nel B2B. C'è del timore, c'è, oppure la domanda è, c'è del rischio effettivo che poi il B2B cannibalizzi il marketplace o viceversa? Nel senso che quindi, diciamo, per un'azienda è vero che i clienti sono clienti, quindi diciamo non, l'importante è che arrivino nel mio e-commerce, acquistino i miei prodotti o comunque comprino da me. Ma c'è un... c'è una reale, diciamo, problematica o titubanza, o chiamiamola come vuoi, di fronte all'investimento nel marketplace, perché ho paura che il marketplace poi cannibalizzi. Allora, effettivamente c'è una titubanza, c'è di molti una titubanza, di chi sono i clienti, sono del marketplace o sono i miei clienti? No? In linea di massima i clienti sono i clienti del marketplace. Okay? Dopodiché, se tu sei un brand, quindi un marchio, no? Un marchio registrato, no? Hai mille e uno motivi per gestirti bene la tua presenza sui marketplace, e devi considerare che esiste del traffico sui marketplace che cresce molto velocemente, e andarlo e rinunciare di principio per un timore potrebbe essere un errore, mentre invece affrontare il rischio sapendo che esiste un rischio, ma d'altra parte esiste un rischio anche nella tua attività tradizionale, esiste, perché poi il tuo prodotto, cioè, è un rischio di presa, no? Ma poi il tuo, certo, prodotto viene comunque copiato, fatto in un altro modo, no? Per quanto tu protegga il tuo brand con la registrazione, protegga il tuo design con la registrazione sul design, sai che queste sono comunque delle registrazioni e delle protezioni labili, no? Che sì, possono condurre anche a disputa, cause, eccetera, eccetera. Però non affronti questa cosa per il timore di un problema futuro, io l'affronterei e cerco di affrontarlo con coscienza e secondo il principio da tipico illuminista scozzese, che la realtà fa la realtà, no? La realtà fa la realtà e poi si vede, capito? Aspetta che me la segno questa, che la metto sulle slide. Sì, metto sulle slide. Te la rubo. Assolutamente. Prima, quando parlavi, Giovanni, mi è venuto in mente proprio, tu hai parlato insomma di brand. Sì. Quando il brand comunque forte può aiutare anche a ridurre, no? Parlavi di quel gap che c'è, di quel percorso, può durare anche 2 anni, dicevi, no? Prima di in qualche modo iniziare ad andare più veloci. Quando il brand può accorciare questo tempo, favorirlo, insomma, renderlo più snello? Il brand più snello. Lo accorcia sempre. Poi noi siamo abituati a pensare brand come grandi brand iconici, eccetera, no? In realtà... qua abbiamo anche, possiamo utilizzare una definizione un po' più estesa di brand, quindi non solamente i grandi marchi di cui il brand vale più degli asset dell'intera azienda, ma sul fatto che un produttore con il proprio marchio ha una forte coerenza sulle informazioni che diffonde, d'accordo? Quindi ha un nome, ha un marchio, organizza le informazioni in un determinato modo, e uno degli errori che spesso succede è che l'azienda ha un nome dell'azienda, poi crea 2 o 3 brand o 2 o 3 marchi, non sa ben come organizzarli tra di loro e viene fuori una marmellata indigeribile, no? Invece in realtà le aziende dovrebbero decidere come si chiamano, quali sono i loro prodotti, come li organizzano, come li fanno vedere, come li fanno... in questo senso, se esiste coerenza tra tutte le comunicazioni che fai, questa cosa...
cosa ha un valore notevole, veramente notevole, no? Quindi non occorre che tu sia citato nella ricerca che viene fatta ogni anno da Kantar, non mi ricordo come si chiama l'altra, su i 1000 brand iconici del mondo. No? Tu potresti essere anche il 15.000esimo, no? Ma essere estremamente coerente tra quello che fai, come lo presenti, dove lo presenti, e poi come ti fai vedere all'universo mondo, che è fatto di quelli che ti seguono sul sito, quelli che ti seguono sui social, quelli che leggono le tue newsletter, no? Non posso che non essere pienamente d'accordo con te, tutti Giovanni. I contenuti che tu sviluppi. Assolutamente. No? Perché assolutamente. Esempi che sto vedendo, cioè tu presenti una newsletter, metti dei prodotti in prodotto, clicchi e entri sulla pagina sbagliata. Cioè, non è nemmeno costruito una landing page, capito? Perché per risparmiare hai semplicemente fatto un filtro sulla categoria che filtra i prodotti. Caspita, fai una landing page, no? o no? Assolutamente. Il banner della newsletter è il banner della demo della newsletter, è il banner che tu trovi dentro la landing, trovi i prodotti tutti ben, mettici un exit intent a chi cerca di uscire, no? Cioè, non ci vuole tantissimo, certo. Capisci? Cioè, esatto. Però ci vuole qualcuno che le organizzi queste cose e ci vuole la piattaforma che ti permette di farlo. Allora sì, ha una logica la piattaforma, le cose e così via, no? Sì. Ti faccio un'altra domanda, che comunque vedo insomma fare abbastanza spesso, la faccio sia a te che a te Emanuele. Quando è che ha senso aprire un e-commerce parlando dal punto di vista della quantità di prodotti? Vale a dire i brand magari più piccolini che hanno un numero limitato di prodotti o che producono magari un numero limitato di pezzi, di quantità. Secondo voi quando è che ha senso affrontare questo percorso, questa strada? Lascio la risposta a Giovanni, poi... Allora, secondo me non c'è un limite verso il basso dei prodotti, perché ci sono degli e-commerce che funzionano anche con 10 prodotti. Quindi, no? Il problema però è capire se questi 10 prodotti sono dei prodotti che hanno un mercato. Quindi, prima di tutto, io dovrei capire... questo prodotto ha un mercato, quante sono le persone che possono comprarlo? No? Esempio velocissimo, se io voglio vendere olio di oliva in Svizzera, okay, vado a vedere su Google Trend, l'unico posto in cui comprano olio di oliva è il Canton Ticino e Zurigo, cioè non è che posso pensare di fare un e-commerce per vendere l'olio di oliva, è già difficile venderlo in Italia, figurati venderlo in Svizzera, no? Solo perché magari ho un mio amico che è in Svizzera e mi dice che si consuma tanto, cioè ci vogliono un po' di analisi un po' più approfondite per capire se questa cosa ha un successo o non ha un successo, cioè ha delle chance, perché nessuno di noi, penso nemmeno Emanuele, ha la sfera di cristallo e ti sa dire se entro 2 anni, 3 anni tu sarai un tot numero di vendite. Quelli che ti domandano ma entro fine anno quante vendite fanno, è una domanda che è imbarazzante, perché io non ho la risposta di dirti cosa saranno le vendite, e non è nemmeno giusto che ti dia una risposta, perché dipende da 1000 fattori, no? Sembra che tu voglia escluderti dalla responsabilità, no? Dico, nessuno può garantire, siamo in balia di situazioni geopolitiche, cose, anche, no? che possono... Esatto, no? Stiamo vivendo per esempio una situazione in cui c'è un'inflazione che è stata mai vissuta, dove l'attenzione al prezzo è più importante rispetto a quello che poteva essere 3 anni fa, sta cambiando il mood delle persone in funzione di tanti elementi, no? E non puoi non tenerne conto quando costruisci un progetto di vendita, no? Devi pensare che questa cosa esiste. Per cui è vero, sì, tu puoi avere anche degli e-commerce con 10-15 prodotti ben costruiti, ben fatti, e quindi non c'è un limite verso il basso. Certo, verso l'alto, più entri verso l'altro più diventa complessa questa cosa, perché
c'è un tema di invisibilità dei prodotti che nessuno considera, no? Quindi su un negozio fisico, prendi il negozio che più conosci di mobili piuttosto quello di abbigliamento, calcola che circa il 40% delle merci sono invisibili, anche se tu lo percorri guardando con attenzione. All'interno di un e-commerce non è che la invisibilità dei prodotti è inferiore, e perché il tuo tempo di permanenza è più basso. Quindi dentro una grande superficie ci stai dentro due ore, non stai dentro due ore in e-commerce. Assolutamente, certo. quattro click e devo aver concluso. Capito? Quindi concordo assolutamente con te, Giovanni. Poi appunto, vedo sotto qua Gianluca Crosatti, un e-commerce dovrebbe essere scalabile, certo, per forza deve essere scalabile, cioè, altrimenti rimane una vetrina. Cioè, io costruisco una vetrina e faccio una vetrina, ho fatto una testimonianza, no? E rimango là. Devo crescere, devo pensare di crescere e devo immaginare che posso crescere sul mercato italiano. Se il mio prodotto è principalmente rivolto al mercato italiano, poi ci sono dei prodotti che è più difficile vendere all'estero, oppure devo pensare di affrontare la vendita all'estero. Il che entri anche dentro delle tematiche di compliance fiscale, etichettatura europea, organizzazione della logistica, spese, no? Spese da affrontare, no? Possiamo pubblicare questa roba su Amazon in Germania? Sì, ma devi pagare la tassa sulla responsabilità estesa dei produttori per lo smaltimento degli imballaggi. Ma io non la pago, ma tu non vendi. Capito? Cioè, qui torniamo, secondo me, a un tema che c'era su una delle prime slide che ho fatto vedere io, che è, diciamo, l'investire su quello che è la formazione del team e comunque le competenze interne, perché comunque fiscalità, tutto quello che possono essere investimenti, social media, sicurezza, GDPR e chi più ne ha più ne metta, sono temi che all'interno delle aziende, cioè io oggi vedo ancora aziende strutturate, okay, con una rete vendita, che aprono il loro e-commerce B2B e non hanno dichiarato da nessuna parte condizioni di vendita, condizioni di reso, condizioni di smaltimento delle merci, perché sappiamo che ci sono delle normative anche da questo punto di vista, sono a rischio di penali, perché comunque parliamo di sanzioni. Quindi le competenze interne abbiamo una domanda su questo poi per te, Giovanni. No, pensa solo alla complessità delle condizioni generali di vendita. Esatto. Cioè, non spoilerate troppo su questo tema, no, perché martedì ci troviamo qui con Lorenzo Grassano di Legal Blink e parliamo proprio di tutto l'aspetto. Perché tu pensi che tutto sia facile? In realtà tu devi difendere il consumatore da una parte e il tuo cliente dall'altra, ma devi difendere anche la tua azienda. Guardate che far bene le condizioni difende prima di tutto la tua azienda rispetto agli altri. Assolutamente, assolutamente. Io ho una domanda per te, Giovanni, perché quando noi presentiamo un documento di progetto c'è una pagina in cui presentiamo quali sono tutte le figure che tendenzialmente noi mettiamo a disposizione del progetto, ma dall'altra parte ci aspettiamo che ci siano. Ce n'è secondo te una chiave? Cioè, se io dovessi dare un nome, un titolo a una competenza che un'azienda non può non avere se pensa di avviare un e-commerce? Perché secondo me questo è un aspetto, è il pilota. Cioè io a volte faccio l'esempio banale del mondo della Formula 1. Noi siamo meccanici, ingegneri, ti costruiamo la miglior vettura possibile, ci sarà un team di ingegneri che ti daranno tutte le direttive, la strategia di gare e quant'altro, però qualcuno quella vettura la deve guidare. Secondo te qual è la competenza che non può mancare? Tu da una parte qua si gioca su due figure che a volte vengono confuse le une con le altre. Tu da una parte hai bisogno di un project manager, cioè all'interno della tua struttura tu hai un project manager che coordina tutte le persone che dentro la tua azienda lavorano su quel progetto, che è il riferimento unico ed indispensabile per poter poi dialogare con tutti i vari pezzi e le varie persone che compongono la cosa. In fase di costruzione devi avere dall'altra parte un contraltare che è quello che
recepisce le indicazioni che stai dando e le valuta e le assevera prima di, praticamente entra in una discussione infinita, ma chi ha provato questa roba, no? Dopodiché tu hai bisogno di un e-commerce manager. E un e-commerce manager è una competenza specifica, cioè nelle aziende spesso ci sono le differenze che ci sono tra, c'è la differenza che c'è tra il direttore commerciale da una parte e il direttore vendite dalle altre, e spesso sono in conflitto perché la direzione commerciale punta a determinate cose, la direzione in vendite invece punta alla vendita, cioè deve produrre dei risultati, no? Quindi l'altro ti dà delle direttive e tu in realtà cerchi delle scorciatoie per ottenere il risultato e portare a casa il fatturato, no? Allora, l'e-commerce manager non è il direttore commerciale dell'azienda, no? È quello che mette poi in pratica tutte queste e che coordina le persone che sono all'interno dell'azienda. Questa è una competenza che in tante aziende manca e che sarebbe tutta da... e che sarebbe da costruire. Ci sono invece aziende che ce l'hanno e li trovi bravi e-commerce manager in alcune, certo, certo, in alcune e-commerce che hanno dei fatturati e belle cose, eccetera. Trovi delle persone che si sono formate sulla base delle proprie esperienze, sulla base dei corsi che hanno seguito e così via, eccetera. Ma l'e-commerce manager non è quello che gestisce le campagne Google Ads, ecco, per dire. No. Ma l'e-commerce manager è una figura che posso comunque anche esteriorizzare, quindi posso, sì, non averla, in realtà, direttamente? Ma certo, come ci sono i temporari manager che vengono affittati da delle aziende che hanno dei ho un progetto di internazionalizzazione e non ho nessuno, no? Cerco chi mi aiuta a fare questo tipo di cosa. Questa potrebbe essere anche una figura che viene per un periodo esternalizzata e pagata, e poi l'obiettivo dell'azienda però è portarsi le competenze al proprio interno, perché più se ne porta meglio è. La mia era un po' una domanda retorica, perché comunque chi già conosce Algoritma sa già che noi ci affidiamo a un professionista, uno veramente bravo, forse Giovanni lo conosci perché sei proprio tu, quindi ci affidiamo a te per il supporto in questo tipo di attività. Adesso, insomma, tralasciando appunto quello che è l'ironia, ci affidiamo comunque anche noi a te come professionista esterno per affiancare proprio le attività che non hanno questa figura interna, ma che hanno bisogno di, noi li chiamiamo un po' i vigili urbani, quindi noi come Algoritma mettiamo in campo i nostri vigili urbani, quindi i project manager che vanno comunque a tenere le redini di tutti quanti gli attori coinvolti all'interno del progetto, che sono appunto la software house, le agenzie di comunicazione, le agenzie magari che si occupano della parte SEO, quindi anche dal punto di vista, insomma, della struttura ci sono tanti attori coinvolti, e una figura appunto come la tua che può dare invece le redini al progetto dal punto di vista proprio strategico, di coordinamento, proprio esattamente come l'hai detto tu. Certo, certo. Sì, penso che per le aziende a diversi livelli di dimensione, di crescita, eccetera, siano dei passaggi che sono necessari. Quello che è positivo è che vedo che questo tipo di consapevolezza aumenta, no? Aumenta nelle aziende. Poi, per carità, c'è sempre chi si lancia all'avventura e non va da nessuna parte. Il rischio è che tu ti innamori del tuo progetto e che diventa un progetto perdente, ma che tu ti sei innamorato. Quindi devi guardare le cose sempre con molta distacco e con molta autocritica, capito? Perché purtroppo, certo, l'esperienza a volte è la coazione a ripetere sempre lo stesso errore. Quindi l'ho già fatto nel passato, adesso non lo rifaccio più. Ma in realtà lo stai ripetendo. E questo è un limite delle persone, un limite umano, se vuoi, no? Certo. Io approfitto anche per domandare a chi ci segue se ha delle domande, in modo, insomma, da poi presentarvele. Vorrei farti un'ultima domanda che ci ha fatto proprio un nostro cliente l'altro giorno, e vorrei anche riportarla a te. Spesso magari gli e-commerce che sono già avviati si domandano, ma vi capita di vedere una diminuzione degli ordini? Perché io sto subendo in questo periodo una diminuzione degli ordini, non capisco perché. Allora, dato assolutamente per
per assodato il fatto che bisogna valutare un po' tutta la strategia, ovviamente, che questa attività, insomma, sta mettendo in piedi. Ma la domanda che io vorrei fare a te è: una volta avviato l'e-commerce, quindi io ho già la mia struttura, già rodata, insomma, il sistema di pagamenti ha sempre funzionato bene, i miei prodotti sono sempre, hanno avuto sempre comunque un certo appeal, mi posso fermare o c'è bisogno di mettere in campo sempre nuove attività, nuove iniziative, quindi ha bisogno sempre dell'olio, per tornare al nostro paragone, insomma, con la Formula 1, quindi devo sempre in qualche modo fare manutenzione, se sì, di che tipo, e anche dal punto di vista proprio, insomma, strategico. L'e-commerce è un mondo che si può fermare? No. L'esempio della Formula 1: se la Red Bull vince perché ha investito di più e ha ottenuto delle migliorie che gli altri non hanno, e secondo te Ferrari si ferma in attesa che Red Bull scenda di risultato? No, Ferrari continua ad investire. No, poi magari noi che siamo tifosi vorremmo che investisse di più, però o meglio okay. No, che probabilmente sempre è... investire di più è la soluzione, non sempre più soldi esatto. Ma potrebbe essere comunque meglio, quindi non è che ti fermi. La domanda di tutti quelli che vendono è domandarti, è una domanda consolatoria, cioè aspettano una risposta consolatoria. No, vedo che tutti vanno male in questo periodo e che quindi sono contento, perché così siamo malcomune nel mezzo radio, no? In realtà è vero che durante l'anno ci sono cicli annuale, ma ci sono anche, dipende anche dal tempo, a volte piove e si vende di più, a volte c'è sole e si vende di meno. Guardate, sì, che le combinazioni non è così meccanica l'attività di vendita, sono tantissime cose che vengono messe in campo, no? E però uno cerca sempre la risposta che lo consola delle cose e gli in qualche modo impedisce di poter analizzare il suo processo. In realtà i tuoi processi dovresti sempre cercare di analizzarli e di vederne sempre con un occhio e con uno sguardo critico quello che succede. Se tu utilizzi delle raccomandazioni di prodotto che sono sulla home piuttosto che sulle pagine interne del sito, eccetera, semplicemente guardare i risultati delle raccomandazioni potrebbe darti delle informazioni su come i clienti stanno vedendo. Quindi hai modificato la tua home page introducendo gli elementi, le tue raccomandazioni ottengono meno, c'è un problema di visibilità di alcune cose. E puoi pensare di fare delle piccole azioni, cioè in realtà a volte non sono grandissimi stravolgimenti che vengono fatti, ma sono continue miglioramenti incrementali che danno dei risultati. Cioè, se la perfezione sta nei dettagli. Cosa? Come si dice, la perfezione sta nei dettagli. Sta nei dettagli. Se tu avessi un filmato in time lapse di un anno della home page di Zalando, vedresti come viene cambiata dal 1 gennaio al 31 dicembre attraverso piccole cose che vengono sempre ottimizzate. Eppure è il maggiore e-commerce in Europa di vendita di prodotti di moda, e non stanno fermi neanche un nanosecondo. No, infatti. Però se tu hai un negozio fisico non cambi le vetrine? Cioè, giusto? Eh sì. Non sposti la merce a seconda di come entrano le persone dentro il tuo negozio? Stessa cosa su un negozio online, cioè non c'è il punto in cui sei arrivato, la concorrenza esiste, morde, ce l'hai alle calcagna tutti i giorni, no? La cosa peggiore è sentirsi arrivato e quindi tu non ti accorgi della concorrenza che avanza, hai snobbato perché ti sei sentito sicuro, non hai preso in considerazione dei segnali emergenti, ma non perché devi investire necessariamente in live streaming piuttosto che altro, ma devi stare attento a quello che succede, metterci la testa, perché a volte potrebbe essere giusto arrivare per secondo,
cioè gli altri fanno una prova, ma io arrivo per secondo e magari ottengo dei risultati. Credo che questo tuo consiglio sia molto prezioso, quindi stare attenti e metterci la testa, credo sia un consiglio veramente prezioso. Daniele ci chiede che ruolo potrebbe avere in futuro l'intelligenza artificiale in questo processo. Sì, allora. E se può aiutare i piccolini. Sì, beh, ottima domanda. Allora, l'intelligenza artificiale è una cosa che abbiamo scoperto che esiste a novembre dell'anno scorso, quando in realtà esisteva da chissà quanto tempo prima, quindi non ce ne siamo magari accorti, o è diventata di un fenomeno di massa, no? Come se in realtà non ci fosse stata intelligenza artificiale in precedenza e tutto fosse sulla base di algoritmi, così, non so, scritti a penna su fogli di carta o fossimo ancora alla macchina di Babbage del 1800. No? In realtà è una cosa che sta entrando, su cui c'è un grandissimo hype, che in realtà, vedo che in realtà, come tutti gli hype, si sta sgonfiando nell'aspetto più macroscopico e sta diventando in realtà sempre più sostanziale. No? Ora, è evidente che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale può aiutare a scoprire tendenze di comportamento dei clienti all'interno di spazi di vendita che normalmente tu non te ne accorgi, che questa è la cosa interessante. E poi, sulla base delle tendenze che scopri, erogare delle comunicazioni o dei segnali ai clienti tali da convincerli a fare l'acquisto. In mezzo, come sempre tra il dire e il fare, c'è di mezzo c'è sempre il tema che rispetto della privacy, profilazione dei clienti e non estrema fiducia che tutto sia meccanicistico, cioè che dato una cosa ne succede esattamente un'altra, perché questo purtroppo non è così. Nelle attività umane non è così. No, permettimi di dire per fortuna non è così. E per fortuna non è così, perché resta sempre una parte di capacità competitiva e di gap competitivo che uno può dare con la propria intelligenza normale, mettiamola in questo modo, no? Certo. Su come uso questi strumenti e come vado a organizzarli e come dialogo con le persone. Poi, oltre non mi spingo perché questo è una cosa che è in continuo approfondimento, però rispetto ad un anno scorso, all'anno scorso in cui era, o a gennaio di quest'anno in cui era diventato ormai pieno di corsi in cui diventa ricco con l'intelligenza artificiale. No? Quindi, no, il tema dell'intelligenza artificiale, per esempio, applicato alle piattaforme, è in evoluzione, sarà anche un tema di uno degli speech, degli interventi del prossimo 28 settembre, perché molte soluzioni di e-commerce stanno adottando soluzioni di intelligenza artificiale per la creazione di report, come dici tu, per analizzare il comportamento degli utenti, per costruire anche tutta una serie di contenuti che tendenzialmente possono essere, da un certo punto di vista, automatizzati, passiamo il tempo. Questo forse è l'utilizzo più becero dell'intelligenza artificiale, sì, perché chiaramente ci sono degli utilizzi molto più nobili. E va da sé che l'intelligenza artificiale, secondo me, siamo fortunati fin tanto che non riuscirà a porsi delle domande. Credo che, ho fatto la battuta prima, ben venga che non sia così, nel senso che comunque l'uomo e il comportamento umano resta comunque imprevedibile e non soggetto ad algoritmi o a... Sicuro. Cioè, Gianluca dice interessante l'aspetto della realtà aumentata in una vetrina e-commerce, come si evolveranno i siti in merito. Sì, interessante. Allora, un passo indietro. 10 anni fa avevo proposto a dei retailer di mettere sulle vetrine della domenica dei grandi QR code. No? Invitando i clienti che passavano sulla vetrina a fotografare i QR code e avere delle informazioni sui prodotti, no? Banalmente, invece di tenere aperto
e che ti costa di più tenere aperto, eccetera, su prodotti più difficili da vendere, come potevano essere mobili piuttosto che abiti da sposa o altro, utilizzare dei QR code per avere delle informazioni, dare delle informazioni ai clienti. In media, quelli che hanno provato hanno avuto un discreto interesse. Il tema della realtà aumentata è un tema che è interessante ed è molto legato anche agli utilizzi dei prodotti oppure nel mondo dell'abbigliamento a le taglie, la visibilità dei prodotti, che sembra una cosa estremamente difficile, no? E su cui c'è veramente molto da fare. Esistono delle soluzioni di software, delle cose anche complesse per fare, però la conformazione delle persone è tale per cui ti può andare bene anche dal punto di vista della taglia, ma non, nulla toglie il fatto che tu, quando poi lo indossi veramente, non ti piace quando come ce l'hai, no? Quindi c'è sempre poi il gradimento personale delle cose. Ma lo stesso, la possibilità di vedere nello spazio di della tua casa come sta un mobile, piuttosto come posso utilizzare delle altre cose, è una cosa che può essere sicuramente utilizzata. È tutto, sono tutte cose che vanno nella direzione di generare dei contenuti che siano fruibili dall'utente e che gli aumentino la permanenza sul sito, il senso di fiducia nei confronti di chi espone queste informazioni, e che guadagni un vantaggio competitivo rispetto ad altri che attualmente non lo fanno. Però penso che non ho idea di quanto gli strumenti tipo quelli che erano gli Oculus Rift o i visori a realtà aumentata possano funzionare. Un po' mi vergognerei ad aver su uno con la gente che mi vede, no? Cioè, un po' sì, io li ho provati, insomma, più volte. La prima volta al Web Marketing Festival, e mi ricordo anch'io che ero lì seduta su questo cubotto, su questo puff, e mi sentivo effettivamente a disagio, anche perché dicevo, ma come mi muovo fuori dal mio controllo? Quindi certo, sono immersa in questa realtà, come mi muovo? Però quello che dicevi tu è verissimo, nel senso che questi sistemi sono comunque un modo proprio per avvicinarsi, insomma, al nostro utente, perché alla fine, insomma, gli diamo in pasto un'esperienza comunque in più col nostro prodotto. Sì, quindi guardate che poi su queste cose, se voi cercate applicazioni, sesto, c'è un TED di credo una quindicina di anni fa, poteva essere il 2008, in cui ci sono, lo trovate sotto la forma applicazioni sesto senso, in cui c'è un genio indiano, come tutti gli indiani che sono geni, eccetera, che presenta delle cose che sembravano avveniristiche allora, lo sono ancora adesso, e sono degli strumenti portatili con cui tu puoi avere l'orologio che proietta l'ora sulla tua mano, la lettura del giornale che tu prendi dal giornale e la sposti su una parete e te la leggi, no? Sono passati 15 anni, no? E ancora non ci sono, se vuoi, no? Quindi c'è un tema di hardware da una parte, di software dall'altra, e c'è un problema generale di rendere tridimensionale l'aspetto bidimensionale che abbiamo su uno schermo. E c'è un aspetto, permettimi una, diciamo, un po' di ironia da questo punto di vista. C'è un aspetto che, se poi andiamo a vedere, la maggior parte dei progetti degli e-commerce online non hanno una chat, non hanno un numero di contatto per un'assistenza, non hanno un minimo di customer care. Quindi tu gli dici, quindi parliamo di intelligenza artificiale, ma non abbiamo le basi. Lo sai anche tu, e sono dei clienti che conosci bene, che con la chat online fanno 25, anche più, per cento delle vendite. Per cui la risposta è no, sì, ma devo mettere una persona che risponde. La persona la paghiamo o no con questa roba? Se la paghiamo tutta la vita. Dicevo questo perché vedo, per esempio, trend molto interessanti che secondo me anche nel mondo dell'e-commerce B2B possono avere delle applicazioni interessanti, che sono tutti quei live stream,
le one call col professionista che mi illustra il prodotto, che mi aiuta, mi dà supporto nella fase di prevendita e comunque anche di post vendita, assolutamente. Certo, Quindi, alle volte certo. ho clienti che mi dicono: ma tu cosa pensi? Potrebbe essere una soluzione da applicare sul mio e-commerce per aumentare le vendite. Ma ci mancano le basi e tutto il resto, Certo. cioè Sì. pensiamo al sesto piano della palazzina quando non ho ancora finito di costruire il primo, quindi o il carro davanti ai buoi, chiamiamolo come vuoi. Quindi sono tutte applicazioni assolutamente interessanti Sì, che sì. aumentano l'esperienza degli utenti e ci sta, però Certo. bisogna essere un po' autocritici, torniamo a quello che dicevamo prima, e avere coscienza di dove sono e di tutte le fondamenta e i Sai, passaggi base che ho saltato. uno degli aspetti critici dell'e-commerce B2B è che gli acquisti B2B possono passare attraverso livelli diversi di autorizzazione. Assolutamente. L'esempio tipico è le attività di vendita di tipo procurement, quindi un impiegato è abilitato a comprare la carta igienica e le penne biro, e un altro invece a livelli diversi ha autorizzazioni diverse per poter fare gli acquisti. Quindi il numero degli interlocutori aumenta e aumenta anche la complessità delle informazioni che tu devi dare, no, a queste cose. Pensa alla vendita di prodotti che possono essere complessi, come, ma che sembrano banali, ma che possono essere complessi come armadietti per le palestre, sistemi di pulizia. No, dici, vabbè, sono cose che devi parlare con quelli che sono competenti di questa cosa e che sono all'interno magari di un'organizzazione ampia, no? Anche qua, prima di mettersi a discutere, in realtà dovresti prepararti anche tutta una serie di elementi che vanno dai video, il webinar, la spiegazione diretta della cosa, l'interazione diretta con il cliente, e non ti mando un PDF con tutte le informazioni, capito? Cioè, e quindi parto da una cosa più semplice per poi costruire tutti gli strumenti che mi possono aiutare nella spiegazione del mio Assolutamente. prodotto. Posso pensare, costruisco prima l'attico e non ho le fondamenta. Bravo. Ma penso che manchi un po' di sensibilità da questo punto di vista in alcune aziende, lo vedo, perché è vero, parliamo di B2C, parliamo di B2B, ma alla fine noi parliamo di B2H, cioè io vendo a delle persone, io dall'altra parte ho delle persone. E alle volte sembra che certi interlocutori non siano mai stati clienti, cioè, ma tu quando acquisti, quando fai una ricerca di un prodotto, ti documenti, ti informi, come scegli il tuo fornitore o il sito dove acquistare? Quindi autocritica, cioè, acquisteresti Ah mai sul tuo e-commerce? sì, ma una delle domande da fare sempre è: ma tu quanto compri online? E sul tuo? No, sì, compro cosa, viaggi, vacanze, eccetera, ed è una cosa. Compro uno smartphone, eccetera. Ma cominci a fare un po' di più domande su cose più alimentari, li compri, no? Un mobile l'hai mai comprato? Ma e tu in realtà magari sei quello che vende i mobili, no? Sì, Quindi quello che sì. dicevo, non ti sei mai messo le scarpe del tuo possibile cliente, quindi Capito? Cioè, sottovaluti le esigenze che ha il cliente, la necessità di approfondire, la necessità di avere un contatto, di fare una prevendita, di avere una chat che risponde ai suoi dubbi. è sicuro, sicuro. assolutamente. Infatti, l'evento, insomma, che facciamo fisico, il 28 settembre a Treviso, al cantiere Art District, una location comunque molto suggestiva, che vi invito ad andare, insomma, un Bellissimo. pochino a guardare veramente. È proprio destinato, insomma, a questo, quindi renderci conto un po' di tutto quello che sta dietro a una vendita, un e-commerce B2B. Ne parliamo con te, Giovanni. Ti ringrazio di essere stato comunque con noi oggi. Sono sempre molto piacevoli le Grazie, chiacchierate con te. Ne parleremo con Emanuele, che ci aiuterà a tracciare un pochino proprio questo percorso, e ne parleremo con altri professionisti. Abbiamo avuto già modo di conoscere Massimo qualche giorno fa. Conosceremo Legal Blink la settimana prossima, come anche Marco Ziero.
Shopware, Make in Science, quindi diciamo li conosceremo, ma tutte realtà che non hanno bisogno di presentazioni, perché comunque a questo evento sarete presenti, insomma, voi professionisti che già, insomma, col vostro lavoro siete già ampiamente, insomma, riconosciuti per le vostre competenze. Su digitalks.it c'è tutto quanto il programma. Se ancora non vi siete iscritti, vi invitiamo a registrarvi. Mancano 2 settimane, noi siamo pronti e quindi vi aspettiamo. Perfetto. Bene, Giovanni, ci vediamo il 28 allora. Sì, io vengo presto la mattina, perché se serve anche scopare per terra mi... Benissimo. Io vi ringrazio ancora, saluto tutti quelli che ci hanno seguito e al prossimo webinar, e ci vediamo a Treviso a fine settembre. Perfetto, grazie mille. Ciao Giovanni, ciao. Ciao, ciao. Grazie, ciao. Ciao. Grazie mille a tutti, ciao.